Oggi ho una grande responsabilità perché è l'ultima trasmissione dell'anno di Canale 2. C'è, poi entreremo definitivamente nel nuovo anno, nel 2020, e devo dire, ho pensato a lungo a chi poter invitare per la fine dell'anno e senz'altro ho scartato a priori politici, consiglieri comunali, perché insomma ci sembrava un po' eccessivo. E quindi ho deciso di invitare quest'oggi qualcuno con cui io possa condividere, ma non solo io, penso un po' tutti noi possiamo condividere qualche desiderio per il nuovo anno. Sto parlando del presidente della Proloco, ovvero Pietro Colonna, che è qui con noi. Polemico, devo dire, quanto basta, cioè in maniera giusta, come voglio io, come piace a me, proprio perché i temi vanno affrontati. Bisogna dare, come si dice, pane al pane e il vino al vino, no? Certo. Quindi bisogna essere abbastanza chiari. Innanzitutto, come sta Presidente? Beh, grazie a Dio abbastanza bene. Cioè, abbiamo passato un anno abbastanza tranquilli, sul piano personale, sì, familiare, sì, ovviamente. Sì, ma è questo che volevamo sapere. E quindi mi auguro che non solo per me, ma per la mia famiglia, per tutti i cittadini, sia un anno proficuo e migliore di quello che abbiamo attraversato. Ecco, tra l'altro voglio ricordare presidente della Proloco di Altamura, quindi è sempre in prima linea per quanto riguarda la questione turismo. Da quanto tempo lei è presidente, così lo vogliamo ricordare? Io sono sesto anno, ma c'è una scadenza per la presidenza o no? Ma generalmente ci sarebbero due mandati di 4 anni, però possono essere prorogati. Cioè non c'è una regola precisa? Non c'è una regola precisa, no. Però ho capito. È del tutto evidente che bisogna sempre rivolgersi verso anche le nuove generazioni, certo, fare lo sforzo di aggregazione nuova, guardare ai tempi futuri, e quindi la responsabilità di un presidente, del gruppo dirigente, è quello del rinnovamento. Certo, e di una generale, nuova classe dirigente, generale, ovviamente. Ecco, ora lasciamo perdere per un attimo le questioni della Proloco, no? Giusto per rompere il ghiaccio e per aprire con qualcos'altro. Che cosa vogliamo cambiare nel nuovo anno? Qualcosa che proprio ci sta sullo stomaco, che non funziona in Italia e che vogliamo, desideriamo che sia stravolta come cosa? Mi fai una domanda che avrebbe bisogno di molte ore. Sì, è certo. Perché le cose da cambiare sarebbero moltissime. La più recente, e quando la più riguarda fresca. La nostra città, io credo che in primis bisognerebbe ritrovare uno spirito di comunità. Sì, è giusto il microfono, Presidente, perché uno spirito di comunità dialogante. Sì. Perché se non torniamo ad essere una comunità, ed è tutto evidente che i desideri, i bisogni e anche gli impegni di ciascuno sono sempre relativi. Quando parlo di comunità mi riferisco ovviamente alle questioni politiche, alle questioni economiche, alle questioni sociali. Noi siamo una città, come abbiamo sempre detto e ripetutamente detto, molto laboriosa, però ci manca il senso della comunità, e lo vediamo dai comportamenti di ciascuno, lo vediamo dagli individualismi che ormai fanno parte sono di una società più complessa, e dal non voler fare sistema. Noi abbiamo un sistema produttivo di eccellenza, ma si fa molta fatica, ovviamente, a fare sistema. Se si facesse sistema sul piano culturale, sul piano economico e sul piano, diciamo, produttivo... Io aggiungerei anche dei servizi. Dei servizi, ed è tutto evidente che la situazione sarebbe profondamente cambiata. Una per chiudere, ieri sono stato alla presentazione di un libro. Sì. Altamura e Altamura, la città e i cittadini, storia di una città e dei cittadini, fatta da Ferrante e professor Pupillo, dove oltre alla parte storica c'è il richiamo alle grandi famiglie del passato,
gli artigiani, i commercianti, i trasporti, che hanno fatto, diciamo, si sono impegnati per una lunga vita alla realizzazione di quella che è oggi la città. Sì. Oggi continua questo spirito, diciamo, imprenditoriale, ma manca il sistema, manca l'idea, manca la capacità di guardare al futuro, alla prospettiva. All'obiettivo. Poi ovviamente ogni singola azienda è anche di eccellenza, sono sui mercati internazionali, e questo è un fatto sicuramente produttivo. I servizi. Ed è tutto evidente che abbiamo bisogno di servizi efficienti, perché una comunità che si richiama essere la regina della Puglia, che ha diciamo, questa dimensione non produttiva, deve avere dei servizi che siano tali. Cioè non è possibile che uno va ad una posta no? E trova code chilometriche di persone che devono perdere un'intera giornata. No. Parliamo delle poste locali, ed è tutto evidente. Poste italiane, poste italiane. Poste italiane. Perché la Gazzetta del Mezzogiorno di oggi, del giorno 30, di ieri, ovviamente richiama questo problema, quindi è un fatto di ordine più generale. Perché quando si tende a ridurre il personale, quando si precarizza il personale, e quando si vogliono fare una serie di attività senza il personale, le cose non funzionano. La prima cosa da cambiare, possiamo dire, per il 2020 è le poste italiane, che vanno, insomma, vanno riorganizzate, perché il problema non è dei singoli persone che ci lavorano, perché si vede che faticano molto, è il sistema complessivamente, perché se quella questione dei numeri che escono, no? E il fatto che poi... Ne vogliamo parlare dei numeri che escono, così specifichi, facciamo capire meglio i nostri telespettatori. I numeri, quando 01, 02, 03, gli sportelli a cui uno bisogna andare, no? Sì. Ovviamente con tante persone è chiaro, ed è tutto evidente che se io devo ritirare una lettera, prima che scatti il secondo numero deve passare un bel po' di tempo, e quindi la gente passa l'intera mattinata alle poste, no? La cosa più grave è che se ti arriva una raccomandata, no? Che ha la sua urgenza, perché se una raccomandata ha la sua urgenza, che deve essere recapitata, e tu vai per ritirare, ti dice che non è disponibile dopo una settimana, qualche problema c'è. E quindi io credo che questa è una delle questioni che sia da affrontare. Sì. L'altra questione dei servizi è il sistema pubblico del traffico. Cioè noi dobbiamo tendere, lo dico ai cittadini anche, a un sistema di movimento più intelligente, che non sia l'affollamento delle auto, perché qui noi abbiamo su Altamura 45.000 auto su 70.000 abitanti, e vogliamo arrivare nella scuola, nella farmacia, nella banca con la macchina, e quindi bisogna incrementare i pullman, sistemare la questione della viabilità e dare la possibilità a tutti di capire che l'inquinamento, che le questioni climatiche non sono affidate solo alla comunità internazionale e allo Stato, ma è ogni singola azione di ciascuno per evitare che ci si massacri da sole, come stiamo facendo. Presidente, io voglio ritornare un attimo, e poi chiudo, sulla questione delle poste italiane, perché ci sono dei problemi che speriamo che il garante possa intervenire, i vari garanti che abbiamo in Italia, perché a qualcosa serviranno questi garanti se ci sono, no? Perché io non trovo neanche giusto come si sta comportando questo ente, le poste italiane, perché se tu stai lì col bigliettino ad aspettare che arrivi il tuo turno, e parlo dei pensionati, parlo di persone anziane, eccetera, eccetera, a un certo punto può capitarti di vedere arrivare chiunque con la tessera, una tessera delle poste italiane, con un bancomat, non so che caspita sia, e
presentando questa scheda lì alla macchinetta della prenotazione, ti passa immediatamente davanti. Quindi tu sei sicuro di dover aspettare mezz'ora, ma questo tempo slitta perché c'è qualcuno che ha la preferenza, c'ha una corsia preferenziale e che riesce a scavalcarti. Allora, le Poste Italiane devono, una volta per tutte, farci capire se sono un ente pubblico o un ente privato che favorisce i propri clienti. Questo ce lo devono far capire, perché se è pubblico deve trattare tutti allo stesso modo, non avere corsie preferenziali per chi si presenta con questi bancomat e quindi con questi tesserini e quindi ha pagato una tassa, qualcosa, insomma, per poter avere queste agevolazioni. Questo ci deve essere chiaro, perché la gente, l'utente, deve capire con chi ha a che fare. Non solo, le Poste non possono presentarsi offrendo tanti servizi, la telefonia, la vendita di libri, CD, film, non so che altro facciano in quell'ufficio, e avere due sole persone che lavorano, due soli sportelli aperti, per essere più precisi, perché gli altri sono tutti in sciopero, gli altri dipendenti sono in sciopero permanente da non so quanti mesi. Allora, in questa vicenda deve entrarci lo Stato in maniera seria, perché non si può gestire un servizio pubblico in questo modo. Se poi parliamo dei tribunali, poi lì, vabbè, entriamo in un altro argomento, perché ci hanno levato pure il tribunale d'Altamura e non ne parliamo. Vabbè, Presidente, credo che abbiamo, su questa storia delle Poste, abbiamo detto il minimo indispensabile, ma ci sarebbe veramente da parlare per tanto tempo. Allora, Matera 2019, ormai possiamo dire definitivamente conclusa questa fase. Che benefici secondo lei ne ha tratto innanzitutto la nostra comunità, cioè Altamura, che è la più vicina a Matera? Diciamo che almeno il flusso turistico ha visto incrementare le sue presenze. Cioè, noi abbiamo avuto in tutti i mesi estivi e anche autunnali, per verità anche in questi giorni, una buona presenza di turisti che, visitando Matera, di loro iniziativa sono venuti ad Altamura e hanno scoperto una città molto bella, devo dire, provenienze da tutte le parti d'Italia che hanno avuto modo così di conoscere le bellezze della nostra città. Poi, come ho detto altre volte, ma non voglio ripetermi, comincia ad esserci un turismo proprio autonomo, cioè la gente viene per Altamura. Bene. E questo ci fa piacere. Non può che essere un fatto positivo. Io ricevo già tante telefonate per poter visitare. Cosa che non accadeva prima. Non accadeva prima. Soprattutto la Valle dei Dinosauri, o la Laguna dei Dinosauri, così come vogliamo chiamarla. E sono state fatte alcune aperture già nel mese di dicembre. Bene. Io ci sono andato per vedere a che punto erano i lavori, e qui si può dire che probabilmente all'inizio dell'anno avremo quest'altro silo di importanza mondiale che sicuramente avrà una presenza di turisti notevole. Vabbè, ma una collaborazione concreta con la Fondazione Matera 2019, da quello che mi risulta, non c'è stato assolutamente nulla. Io credo che sia il frutto di politiche che sono mancate in questi anni di relazioni, ma anche di una realtà che per certi aspetti si è chiusa anche in se stessa, quindi dando poco spazio alle realtà limitrofe. Quindi ci sono state entrambe le cose: una poca attenzione degli altri territori a stabilire in tempo utile una relazione, e poi da parte della città di Matera il fatto chiaramente di chiudersi in se stessa. Questi annunci, la Murgia abbraccia Matera abbraccia Altamura, niente, non sono serviti a nulla. Fatto qualche piccola operazione, però io credo che quello sia l'obiettivo da perseguire. Bisogna sempre guardare in positivo. Noi abbiamo un territorio splendido, voglio dire che del turismo più in generale un 30% comincia a visitare, li chiamano i luoghi lenti, i luoghi minori, perché il nuovo turista
vuole vivere la dimensione in cui arriva, quindi il turismo esperienziale, quindi vuole stare nel centro storico, vuole vedere come si fa il pane, come si fanno le orecchiette, guardarsi una chiesa, quindi è su questo che noi dobbiamo continuare a lavorare e su questo terreno bisogna che si diventi, come dire, professionali. Cioè, questo lo dico anche al sistema di accoglienza, cioè non può continuare il singolo B&B o il singolo ristorante che stabilisce una relazione diretta con, diciamo, il turista. Sì. Va riorganizzato anche questo, va specializzato, bisogna cominciare a conoscere le lingue, ci deve essere una comunità che si relaziona. Perché non c'è un sistema, non c'è ancora. Cioè non si può dire nemmeno, non si può dire nemmeno che ognuno va per conto suo, perché nemmeno va per conto suo. Cioè in realtà ci sono degli enti in questa città che potrebbero fare molto, a mio parere, a nostro parere della televisione, e in realtà non fanno nulla. C'è il Consorzio del Pane, c'è la Murgia Sviluppo, c'è il GAL, e non fanno quello che dovrebbero per valorizzare il turismo e il territorio. Anche qui bisogna, perché si potrebbero avviare un sacco di iniziative, campagne pubblicitarie, non si potrebbe, anche qui non fanno nulla. Bisogna essere, dobbiamo essere chiari, no, su più questa cosa. Chiari e più precisi. Sì. Quando inizialmente ho detto che è necessario avere la visione, mi rivolgo non soltanto agli organismi già costituiti, ma a quelli che sono fuori. Sì. Cioè noi, come tu dici, il Consorzio del Pane, per esempio, ci sono 19 tra molitori, panificatori e quant'altro, ma ci sono 62-65 forze ed è tutto evidente che a loro va indirizzato questo messaggio. Di dire, se vi consorziate, i benefici sono notevoli per tutti. È chiaro che ci sarà qualche costo in più, perché praticamente il disciplinare europeo e i grani del luogo richiedono maggiori costi, ma si può stabilire, come si fa in altre parti d'Italia, sul parmigiano, sul prosciutto, addirittura il tavernello, no? Si può stabilire un costo del pane uguale per tutti, e questo poi non mi viene incontro a chi teoricamente non sarebbe in grado di sostenere altri costi, perché l'Unione fa la forza. Se noi nel gambero rosso del pane leggiamo che il pane con 3 stelle si trova nel Trentino, no? E non quello nostro, qualche problema c'è, no? O io so che il consorzio, la nuova presidenza, sta lavorando, stanno facendo sforzi notevoli, ma bisogna sempre più organizzarsi, sempre più spingersi nel capire tutti che noi abbiamo la possibilità di diventare una economia forte, come lo siamo sempre stati nel passato, se appunto capiamo che le sinergie sono fondamentali. Da soli si può anche guadagnare, ma non si va da nessuna parte in un mondo globalizzato. Io ho sempre detto che la nuova dimensione economica, no, dovrebbe essere il global contro la globalizzazione, perché la globalizzazione ha determinato diseguaglianze notevolissime, la valorizzazione dei territori, delle loro culture, dei loro prodotti possono fare la differenza, però questo lo devono capire i cittadini, lo devono capire le imprese, lo devono capire tutti, perché noi purtroppo non lo so, io dico molte volte, noi siamo stati dei vinti nella storia, non abbiamo questa capacità di reazione e cerchiamo sempre qualcuno che eventualmente ci comandi o determini o decida per noi. Da farsi. Mentre noi abbiamo le potenzialità per poterlo fare, l'intelligenza, la capacità. Manca la visione. Manca il comprendere che più si sta insieme e meglio è, anche facendo un leggerissimo passo laterale, capire che la generalità fa bene al sistema.
oltre che a se stessi. Sì, condivido pienamente quello che lei ha detto. Tra l'altro, a Natale Altamura cosa ha saputo proporre? Allora, diciamo che le iniziative sono state moltissime, moltissime, e ce ne sono ancora in corso, molte di ottima qualità, molte di ottima qualità. Ovviamente fatte dalle associazioni che sono state convocate dal Comune e hanno proposto le cose che andavano fatte, sono state fatte. Per quanto mi riguarda, come penso sappiate, noi abbiamo continuato la parte del Festival dei Claustri e abbiamo chiuso ieri con un evento a Pitti che ha chiuso la parte invernale del Festival, del Festival dei Claustri, che ha realizzato alberi in alcuni claustri con materiale di riciclo, poi abbiamo fatto alcuni laboratori di musica, danza e teatro, sempre in alcuni sottani che erano luoghi frequentati un tempo, e abbiamo concluso ieri a Pitti, che è un altro luogo straordinario della tradizione, della vecchia tradizione delle masserie fortificate, che ha saputo realizzare qualcosa di importante, ha saputo valorizzare dal punto di vista quel luogo, non solo della ricezione ma anche di vista delle attività proprie. Ecco, chi in questo momento ha, diciamo, gestisce un B&B, un luogo, un albergo, insomma, a che cosa possiamo consigliare ai gestori di queste strutture? Innanzitutto di stabilire o di mettersi assieme, cioè di organizzarsi, perché nel momento in cui, per esempio, io come provoco ho la richiesta di un B&B, non devo impazzire, certo, perché io ho quelli chiaramente elencati ufficialmente al comune, che sono 80, ma so che ce ne sono 150. Quindi io, per fare anche una ricerca, devo essere in grado di sapere. È soltanto un'associazione, e mettersi insieme può stabilire questa relazione, cioè io posso rapportarmi all'associazione di riferimento e quindi insieme collaborare. Poi, visto che ora vengono anche molti stranieri, tra gli altri, di cominciare a specializzarsi anche nella conoscenza delle lingue, e anche fare il B&B. Fare il B&B, non trasformare la casa, no? Ritenendo che quella possa eventualmente essere un'attività, perché il B&B ha dei presupposti, delle caratteristiche particolari, la mattina, la presenza, diciamo, di chi ci abita e tante altre cose. E anche bisogna che si facciano controlli precisi su questo terreno, perché, no? Quando vado al comune per avere l'intero elenco, ne trovo soltanto una ottantina. Vabbè, la Confcommercio e la Confesercenti in questa storia che ruolo possono avere, secondo lei? Fondamentale, perché io so che la Confcommercio, che altre associazioni, la Confesercenti, su questo terreno non ci lavorano. Perché, però, questo è lo stesso ragionamento del pane. Sì. No, questo è uguale. No, è uguale. Ecco perché quando dice l'individualismo, quello ci ucciderà. Cioè, bisogna stare insieme. Cioè, io non ho, la mia relazione che ho tramite internet con il turista è fondamentale anche, ma se c'è un sistema che funziona da tutti i punti di vista, sicuramente io ho anche dei vantaggi. Non c'è un ufficio del turismo, non credo. Non c'è un assessorato, ancora. Credo, no, al turismo. L'assessorato c'è, il ma problema non è, che diciamo, manca non ancora se ne la struttura in che forma prioritaria. Eventualmente quello al turismo è quello alla cultura, sì. È l'assessorato, e quindi non è in forma prioritaria. Ci vuole una struttura che si dedichi a questo tema, che se abbiamo voglia di svilupparlo. Perché altrimenti lasciamolo stare, non ci pensiamo più, lasciamo fare io penso che sia ad altri. Uno dei pezzi che fondamentali di un'altra economia della città, oltre a quella dell'agroturismo, quello delle attività produttive che sono di eccellenza alcune, penso che la parte culturale e turistica possa
dare parecchio. Delle risposte. Parecchio. Anche perché dobbiamo riconoscere, e questo ce lo diranno anche i materani, che a Matera molte delle attività ricettive sono state aperte dagli altamurani. Quindi questo è un fatto importante, ciò ci fa capire che gli altamurani hanno compreso che cosa ci poteva essere dietro questa storia di Matera 2019 e si sono buttati a fare impresa anche nella vicina Matera. Certo. Cioè si sono rimboccati le maniche senza essere aiutati da nessuno, da fondazioni varie, eccetera, eccetera, ma si sono così buttati in queste attività. Presidente, siamo arrivati al termine, il nuovo anno è alle porte. Le chiedo di fare gli auguri alla città, ai suoi associati. Quanti soci siete? Noi abbiamo 100 soci. 100 soci alla Proloco. Alla Proloco, tutti si possono iscrivere. Io l'augurio che faccio è quello di seguire le nostre iniziative, che sono tantissime. Auguri di un buon anno, di buona salute, di una prospettiva diversa per tutti. Un augurio a Canale 2, che se non ci fosse non avremmo una voce libera. Grazie. E devo dirlo in maniera che gli inviti che mi fate sono sicuramente per me fonte di orgoglio, non solo grazie, personale, ma della mia organizzazione. I cittadini devono sapere che non vengo a perorare le mie interviste, e né tantomeno paga per venire qui le a mie fare interviste, no. E quindi io dico anche l'appello che voglio fare anche questo alle imprese, no? Abbiamo una televisione unica e di eccellenza. Grazie. L'Altamura. Investite. Vabbè, lasciamo aperto, perché no, è un altro argomento, Presidente. Voglio dire, investite, non è manco giusto. Non è manco giusto che si faccia la pubblicità. E non si faccia la pubblicità in una televisione. Lasciamo perdere. Locale. No, lo volevo dire. Vabbè, grazie. Perché non mi può impedire di dire una cosa di questo genere. Ormai è un argomento che abbiamo tirato fuori tante volte. Ci mancherebbe. Canale 2, grazie a Dio, è autonoma, va avanti grazie alle aziende. Invece io questo voglio dire, un grazie a tutte le aziende che invece sensibilmente, ma anche per i propri profitti, perché Canale 2, insomma, ricordiamolo, è un mezzo di informazione che arriva in tutte le case, in Puglia e in Basilicata, almeno in tutte le case di Altamura è sicuro, in Puglia e in Basilicata però con copertura del segnale, è una emittente che grazie a queste aziende riesce ad andare avanti, quindi un grazie a tutti coloro i quali continuano a utilizzare Canale 2 per la propria pubblicità, per il proprio messaggio pubblicitario, un grazie a loro, e parlo di tutte le aziende che ci seguono ormai da anni, ripeto, traendone anche dei profitti, dei benefici, però fanno due cose contemporaneamente, pensano a loro stessi e pensano anche al bene della comunità, mantenendo, dando una piccola risorsa, un po' di energia anche alla TV locale. Allora, il mio augurio è questo, perché poi tra l'altro Canale 2, non dobbiamo pensare solo alla parte commerciale, Canale 2 nella maggior parte delle proprie attività è senza scopo di lucro, pensate a ciò che trasmettiamo per le messe, le funzioni religiose, facciamo un servizio più che scopo, facciamo un vero e proprio servizio per i nostri cittadini, di questo bisogna tener presente, e quindi il nostro augurio va a tutti coloro i quali ci seguono con tanta assiduità e fiducia, grazie a loro noi andiamo avanti e siamo stimolati ad andare avanti, grazie per questa loro fiducia che ci viene data e riposta ogni giorno, sicuramente col nuovo anno ci auguriamo che questi servizi possano essere sempre migliori, sempre per il bene della nostra comunità. Grazie, auguri a tutti, auguri anche al Presidente della Proloco. Buon anno a tutti.